Diretta, voi siete diretta, sì. Io vi lascio parlare, vi porto un po' di vino. Come essere a casa, è uscito ieri, non l'ho letto. È uscito ieri, non l'hai letto? Cioè, ti richiamerò la settimana prossima perché assolutamente, assolutamente. Perfetto, ottimo. Bene, non è la prima volta che siamo qua a presentare un libro di Luca Martini, sono Gianluca Marozzi. Siamo... Meditavamo con il nostro, quando è che ci conosciamo? 16 anni, siamo coetanei praticamente. Annata straordinaria, 1971, un'annata perfetta per il vino, una delle storiche annate per il vino, deformazione che ormai è da alcolista. E questo romanzo racconta una nuova storia bolognese, diciamo. Sì, certo. E comincia con una scena straordinaria da grande commedia italiana. Una scena assurda. Cioè, comincia con un nonno che fa una cosa totalmente assurda, porta una cosa completamente assurda, cioè, ma con un pinto tono, una cosa grottesca. Sì, intanto buonasera a tutti, un brindisi a tutti, chi ci segue, anche chi è qua virtualmente, poi chi vuole bere basta che chieda, perché tanto qui siamo assolutamente in libertà. Il personaggio del nonno è un personaggio fondamentale del libro, perché nasce, la storia ruota attorno al decesso di questo uomo. Un decesso che questo uomo aspetta da molti anni, nel senso che non che auspicasse il decesso, ma si voleva preparare a durare. Sa che accadrà, ma si vuole preparare nella maniera migliore. Lui dice, insomma, in fondo la morte è un atto importante come nascere, io voglio arrivarci preparato. Quindi un personaggio molto anche divertente, strambo, particolare, tanto che addirittura arriva a fare le prove del funerale, cose che tra l'altro c'è stata recentemente una notizia, oltre 2 anni dopo che ho scritto questo libro, allora, uno che ha fatto questa cosa, ha fatto un funerale finto per vedere tutti gli altri che arrivassero e come si comportavano per capire. Poi dopo la svelata, ha preso 4 scapaccioli, giustamente, perché insomma non era... Addirittura lui a un certo punto, siccome vuole essere pronto, si fa consegnare a casa questa bara, dove lui passerà 2-3 ore al giorno di pomeriggio per abituarsi a questa... No, fantastico. Quindi un personaggio veramente assurdo, inverosimile, ma neanche tanto. E a un certo punto capita questo, che ce la fa, non riesce finalmente. Lo facciamo tutti, ragazzi, lo dico per forza. Però riesce finalmente a giungere all'ultimo giorno della sua vita e lascia questa eredità molto corposa, più corposa di quello che pensava. Tanta roba, che parliamo di 2-3 milioni di euro di contanti e 2 immobili per un valore di 4 milioni. Quindi veramente se provi 6-7. Una cosa veramente ingente, e che neanche lui si aspetta. Quando va dal notaio, scopre però che per poter ereditare questa cifra, lui deve assecondare un onere. Giuridicamente un onere è un comportamento che la persona erede deve mettere in atto per avere il diritto di accedere al denaro. E questo onere qual è? Quello di dover spendere almeno 1 milione di euro in necrologi in brevissimo tempo. Un milione? Un milione di necrologi, che sembra così. In Italia. Garantisco che non è facile. Infatti contavo, ma tanto, invece poi veramente contandoli tutti. Beh, sai, considera che lui a un certo punto cosa fa? Compra le paginate sui principali quotidiani. Ok. La Repubblica, Stampa, Cardino, mettiamo di tutto. E fa affiggere nelle 12 principali città italiane di tutti gli annunci funebri, quindi Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, eccetera, e riesce quindi attraverso il notaio che aveva dei contatti che il nonno gli ha lasciato, perché gli aveva appunto preparato un po' il terreno, riesce a farlo. Lui nel giro di 2-3 giorni riesce a fare questa cosa, riesce quindi a entrare in possesso di questi soldi. Se no che capita un fatto al quale lui non pensava affatto, cioè quale? Diventa un personaggio pubblico, si raccolgono tutti, perché a un certo punto nelle città
città sono invase dai necrologi. Questa persona ha trovato un necrologio anche un po' bizzarro, sì, una poesia che è quella famosa che c'è anche lì, quattro matrimoni, quella di Oden, esatto, è un funerale. E il nome suo, di questo Andrea Nebbia, che è il nipote, e tutti cercano Andrea Nebbia. Chi sei? Cosa è successo? Ma com'è nata sta cosa? Lo chiamano tutti, giornalisti, radio, televisioni, finché addirittura non arriva il contatto di questa Valentina D'Ambrosio, che è la regina di Telesei, quindi uno dei personaggi più importanti di questa fantomatica rete, che comunque è una rete molto seguita a livello privato. Potrebbe essere Canale 5, ma io non ve l'ho detto. Potrebbe essere Canale 5, ma non ve l'ho detto. E succede che quindi viene invitato ospite in questa trasmissione molto seguita, e lui ha un successo clamoroso. Buca lo schermo, tutti vogliono lui. Ha un successo pazzesco, e da lì entra in un mondo che non conosce, ma che sogna da sempre. Ambito, sognato, e scoprirà che però questo mondo non è tutto rose e fiori. Ma no. Stranamente, succederanno cose anche molto drammatiche che non racconteremo, ma che vi lasceremo solo immaginare. Questa è la punta dell'iceberg del romanzo. Siamo a pagina 31 forse, su 260. No, questa è proprio è l'inizio. Mi rendo conto che sembra che abbia raccontato tutto, non ha raccontato assolutamente niente in realtà. Poi c'è tantissimo. Come è stato un personaggio clamoroso che non ha vedere? Come è nato? Caso. Allora, nasce da un lato per queste notizie che ho sentito nel tempo, cioè questi personaggi un po' eccentrici che comunque preparavano il trapasso, chi costruiva la tomba di famiglia più grande possibile, si preparava già, e a me questa cosa ha sempre un po' colpito. Ma anche il paese adesso ad Alzano, sì, successo da anni fa, un medico, un professore universitario che era già in vita, una mattina si vedeva sono anche scherzi, sì. Quindi un po' queste cose mi hanno sempre un po' colpito, no? Di dover spendere già magari un sacco di soldi per dire io starò là, mi sono già preparato la mia prima di moda. E poi ha concluso la cosa, quindi anni fa, quando cominciò la pubblicità di Taffo. Non lo dico, ma anche se siamo in diretta a Facebook, ma insomma, tipo, non so, mi garantiamo il posto fisso con una barra sotto, cioè è geniale. Taffo è geniale. Mantiene la simpatico a livello macro, però straordinariamente geniale. È un esempio veramente di marketing intelligente a costo anche contenuto. Ma il lupo nero è affascinato, se non si vede. Assolutamente sì. Quindi questi elementi uniti a un'altra cosa, che anche qui uno che resta di uno, un maniaco della musica sacra, musica da requiem, quindi le messe da requiem, che dovete. Diciamo, ho imparato che sono più di 2000 le messe da requiem scritte negli anni. Questo aveva una collezione di quasi 5000 dischi esclusivamente di messe da requiem, quindi varie versioni, non so, quello di Verdi, di Mozart, di chi altro. Ecco, allora anche questa cosa, diciamo, come fa uno a avere in casa 5000 messe da requiem? Cioè, allora questa cosa mi ha fatto nascere l'idea di questo personaggio che così aveva questa ossessione per la morte, ma un'ossessione non, perché quando si legge non è negativo, sì, certo, parli con lui, sembra un matto, però lui è molto sereno, nel senso dice, cosa volete? Io voglio preparare io per l'ultimo viaggio, io voglio sapere, voglio fare anche le prove, io voglio sapere cosa capita a tutti, perché deve essere tutto perfetto. E quindi da lì ho costruito questo personaggio ed è venuto anche molto facilmente, insomma. Chiaramente esatto, perfetto, da dove arrivare il titolo. So che può sembrare un po' fuorviante per le meduse, in realtà, come forse conoscete, c'è un tipo di medusa che è l'unico essere vivente immortale, virtualmente immortale, perché
continuamente si rigenera, c'è un ciclo di vita che si rigenera sempre. È ovvio che può morire perché viene mangiata oppure tolta dall'uomo che se la porta via per farsi degli spaghetti, se si fa. Ma se qualcuno, diciamo, se non capita questo evento, il tipo di medusa è più mortale, non muore mai, si rigenera continuamente. Questa cosa nasce perché parallelamente nella storia c'è anche il padre di questo Andrea Nebbia, che ha 25 anni e che non vede questo padre da parecchio tempo, che ritornerà per vari motivi che non vi spiego, e ci sarà questo dialogo toccante a un certo punto in cui il padre mostra questo tatuaggio che aveva di questa aquila. E il figlio gli dice: sai, io quando ero piccolo avrei voluto essere come quell'aquila che tu hai, l'ho sempre invidiata perché era libera, poteva volare, era forte, come eri tu per me. E dopo tutti questi anni, oggi invece io vorrei solo essere una medusa, perché la medusa ha il 98% del corpo fatto di acqua, non ha cervello, non soffre, non prova dolore, e quindi io vorrei essere quell'animale lì ora, non più l'aquila. Quindi, diciamo, c'è questo dialogo abbastanza duro con il padre, e quindi il titolo è nato da lì. Da lì, perché questo il corpo della medusa è un corpo flaccido, vuoto, è un corpo che non dà dolore, non ha cervello, quindi non ha i recettori del dolore. E allora questa idea di un corpo vivo ma morto allo stesso tempo mi ha attirato moltissimo ed era perfetto per la nostra narrazione. Ottimo. E il mondo della televisione che sia un mondo così un pochettino ambiguo sappiamo, ma hai voluto criticare in qualche modo questo mondo patinato di voyeurista? Ho voluto fare una critica non tanto del mondo, perché quello, come dici tu, lo sappiamo, ma della vanità di chi crede di voler entrare e poter cambiare il mondo dall'interno, quando chi entra dentro dall'interno è già colluso col sistema. Quindi è un po' una critica, ma è una critica bonaria. Ci cascheremo, penso, tutti in una roba del genere, perché è chiaro che la vanità che ti offre, poi la televisione come il cinema lo sappiamo bene, ti offre denaro abbondante, influente, quindi in preda a 25 anni un ragazzo di paese che sogna da sempre di essere famoso e che si trova di un tratto, quasi senza rendersene conto, con un contratto da 200.000 euro perché gli fanno fare una trasmissione, insomma è anche giustificabile e comprensibile. Però mi piaceva l'idea di appunto far vedere il lato debole della vanità, per fare sì che potesse essere da un lato criticato ma dall'altro anche distrutto dal sistema stesso che lui critica. Quindi ecco, è tutto, mi serve poi per portare a termine anche la storia. Tu sai, sono gli escamotage, no? che noi scrittori cerchiamo di adoperare, a volte ci riusciamo bene, a volte meno bene, però credo che sia stato utile per poter dare un senso poi alla redenzione del personaggio. Io sapere, mio caro, quando io ero un aspirante scrittore magro e pallone, provavo a mandare racconti in giro senza successo, mio amico mi ha detto: ma senti, io ho un'idea, io adesso metto un attimo da parte dei soldi, poi voglio aprire un'edicola, mi serve un socio. Cazzo, tu vedrai bene a fare il socio. Io pensavo che si alza a fare l'edicola, ci vedo bene pomeridiano. Guarda, vorrei fare lo scrittore, però nel caso tu non sarai. A un certo punto, mentre nel millesimo racconto la comunità, ma sai che forse l'edicola non era una brutta idea? E lo dico perché il personaggio... Sì, lavora in un'edicola, dà una mano a questo Giancarlo, che è un personaggio ispirato a una persona che anche tu conosci, Giancarlo Sofia, che aveva un'edicola. Quindi in via Veneto Marcello aveva questa edicola a Bologna, quindi è lui che mi ha ispirato il personaggio. Sì. E lui lavora in questa edicola, dà una mano, lui però apre spesso, molto presto, quindi... Mamma mia. E quindi insomma soffre un po', però gode anche poi di quello che è la tranquillità, queste meravigliose albe, no? Che in realtà sono belle, siamo finto di godercene, ma siamo costretti a godercene perché ci alziamo presto. E quindi poi dopo questo personaggio è un personaggio che
anche questo sarà utile perché anche lì c'è la lite nel momento in cui diventerà famoso e ci sarà questa rottura. Tra l'altro, scusa, possiamo dire c'è un contrasto perché mentre il nonno del protagonista gli ha lasciato un sacco di soldi, l'altro ha avuto un nonno che ci ha rovinato tutti. Esatto, ha avuto un po' più il classico. Hai letto bene il libro, bravo. Non credevo. Questo è un particolare. C'era i cavalli, aspetto dopo e ha fatto un sacco di debiti. È preparato, però. Io una volta vi racconto questa, visto che siamo in vena di raccontare. Andai a Pescara da un tizio che mi presentò in una rete televisiva fantomatica, tipo sapete quelle canale 7189 di Digital Terrestre, roba che neanche lui sapeva farlo, no? Quindi una audience tipo di 4 persone, meravigliosa, e con questo tizio che si vantava di non avere mai letto nessun libro che avesse presentato. No, vabbè, idolo. Te lo giuro, io ero lì che lo guardavo. Dico, ma veramente fa sì, perché io sono in grado di presentare chiunque senza neanche aver letto una riga. E te lo dimostrerò oggi. Era un libro di racconti. Lui presentava così. Leggeva il titolo, diceva, non so, La sera fluente. Poi leggeva la prima riga, dice. Non so, quella sera Emilia, vai avanti, raccontaci. Questa era. Sai che è un po' un genio, però. Io lo guardavo. No, perché? Stai attento. Poi mentre io parlavo, cioè, avevo lui mi faceva. Hai visto che sono stato. No, te lo giuro, io sono rimasto scopo. Lunga l'ha fatta perché li ha fatti tutti. Tutti, li ha fatti tutti i racconti. Cioè, erano 16 i racconti, li ha fatti tutti. Quindi dopo un po' diciamo. Cambiamo un po', magari. A me una volta. Per dire. Ho fatto parentesi. No, sono divertente. Comica. Vado a presentare un mio libro in una libreria di Alcamo, in Sicilia. Ragazzi. Ah, però. Sì. Qual era il libro? L'era del Porco, è il mio quinto romanzo. Il primo che ho letto tu, pensa te. L'era del Porco è un romanzo comico che segue al quarto romanzo, che era Blackout, che è un romanzo invece un thriller pesissimo. Quello pesissimo. Sì, per Guanda che ho pubblicato. Ora, Guanda, all'epoca, metteva sempre in quarta di copertina dei libri una strage di recensione del precedente romanzo. Certo. Quello prima. Penso di aver già capito. C'era finito, siamo arrivati. Okay. Si metteva avanti. Allora, arrivo a Sicilia, mi prendemi il libraio, per prima a Marsala. Mi prendemi, oggi ti presento io in libreria, perché sono un moroziano doc. Però. Già. Da del Porco lo presento io perché lo conosco benissimo. Mi sono posto così, no? Botte di ferro. Libreria piena, peraltro, perché ha chiamato tutto perché era un morossiano. Doc. E parte. Allora, poi ripeto, un romanzo comico. Fa ridere, ok? Fa ridere anche parecchio. Parte, libraio, decidissimo. Marozzi è un noirista doc. E questo è un noir doc. Classico. No, no. Bella scena della candela per la barba, comunque lasciamo stare. Perché questo è un libro strano, perché parte, fine 5 pagine, sembra anche comico, però fidatevi, diventa un thriller claustrofobico. Aveva letto la... letto 5 pagine e poi letto dietro, parlava di Blackout. Avevo già capito. La prima. Ha letto quella prima. No. E lì, come l'hai gestita questa cosa? Allora ho detto... Allora... Non è facile. O lo prendi a... O dici... Ma sempre imbecille. Sei stato dietro? No, dai, allora devi riuscire a uscirne bene. Perché pagine questo giallo doc. Quello di prima. Se volete mi parlo di Blackout. Beh, allora, devo dire... Grazie. Grazie per la domanda. grazie. Sai, a volte il giallo ha tante forme. Può diventare anche... Questo è più un giallo dell'anima, una ricerca, non è forse nemmeno definibile in senso stretto come giallo, perché parla di una persona che si rovina la vita in tre modi differenti, che sono suonare la chitarra in una penosa rock band, pubblicare un romanzo con un editore psicopatico e invaghirsi di una donna al cervello. Incomprensibile ai suoi limitati sensi e... Sì, quindi è un giallo un po' particolare, capisci? Forse ha capito, appunto. Ha cambiato dopo ha cambiato le domande vaghe. Ma il viaggio,
Bologna. Bologna. Esatto, vedi, così. Benny, Enrico Brizzi. Geniale. Cioè, una parola. Chi conosce? Sì. Impulsi. Esatto. Impulsi. Meraviglia. Però... capite che è un mondo difficile. Ammetto che Luca lo conosco benissimo, lo leggo sempre, però qualche volta, qualche libro, lo ammetto, l'avevo letto un po' così. Anche perché lui ha una linea di presentazioni tipo... No, ma lui non è... 150 libri all'anno, credo. Non no, gliel'ho detto, glielo detto prima, non sei un essere umano. Ma pensiero è anche, il libro è tuo, ne parlare tu, faccio le domande un po' generiche, però ragazzi si vede. Ma certo che si vede. Domande generiche, lo vedi che non l'ho letto. Vai sul punto e mi fa, ok, parliamo di una cosa più che esce dal libro. Ecco, meglio. La scrittura italiana. Sì, dopo come scrivi? I tuoi rituali. Mi hai chiesto invece delle cose che vedi che sono. No, infatti mi ha colpito. No, scusate, scusate questa digressione, ma comunque è una è un affresco anche di un mondo difficile. Cioè, non c'è niente da dire. La televisione è un mondo difficile, ma anche l'editoria, ragazzi. Un editoriale. No, no, è veramente drammatico. Comunque quello musicale, ma non entriamo nei discorsi. Ci fa anche ci divertiamo tanto, ci divertiamo le sue scemenze. Esatto. Per esempio è stato successo una volta, vabbè, basta, andiamo con l'aneddotica, poi dimentichiamoci il libro. possiamo anche fare, no, dai, tanto si andrà, sei molto eclettico, però ha scritto tante cose. L'ultimo qual è stato, scusami? Il tuo ultimo? L'ultimo prima di questo è stato L'Inferno Invisibile, okay. Quello che è uscito con Golem. Hai fatto poesia, hai fatto tante cose. Io sono nato poeta, poi mi sono pentito. Perché è peggio ancora, peraltro. Cioè. Pentimento, tra l'altro, dopo tre libri, cioè ho fatto tre raccolte di poesie. Però devo dire che le ho usate, quelle poesie, recentemente, anche per fare delle canzoni. Con un mio amico musicista, Marcello Romeo, che forse ci vedrà, perché mi segue sempre. Che mi ha coinvolto, allora ha preso dei miei testi, ci abbiamo lavorato, quindi alla fine dai, è anche servito poi un divertimento dopo. Però sì, sono nato poeta. Guarda, tra l'altro, se pensate che il mondo dei libri, dei romanzi sia complicato, il mondo dei poeti... No, vai, possiamo perdere. Perché stavo con una poetessa una volta e andare a portarla in giro era un dramma. Era vagamente surreale. Lo so. C'era gente che diceva che devi, le richiedeva gentilmente, tu quali poeti ami leggere? Lui disse, aveva tipo 19 anni e mezzo, io la poesia non la leggo, io la faccio. Ah, però. Mi ha detto, la scrivo, io la creo. La faccio, cioè, la io sono la poesia. Bene. Mi viene in mente, ho avuto un flash di quel film di Io Annie di Woody Allen, sì. Dove c'è lei che chiede a quel poeta, gli dice, ma e lui dice, tu come vorresti morire? Lui dice, io vorrei essere sbranato da animali feroci. È meraviglioso, perché il poeta soffre così, no? Allora, cosa meravigliosa, cioè, questa cosa surreale del poeta. No, comunque è vero. Che poesia... è anche la più bella, sì. Sì. Bello ancora più, sì, più sì. Ancora, forse sì, però già quello non è male. No, infatti. Però insomma, no, la poesia assolutamente è assolutamente complicata, difficilissima, cioè non c'è... E poi di solito i poeti, quelli più invasati, ti dicono in Arabia i poeti riempiono gli stadi. Sarà anche vero, però ti sparano se ti metti se non ti metti in burro. Insomma, c'è un racconto di Amis bellissimo, si chiama Stagione dei poeti. L'hai letto? No, non l'ho letto. Amis, Martin sì, Amis. La classica inversione, quando tipo il Bianciardi che fa il bellissimo racconto che si chiama Soglia zuppa. Ah, assolutamente fantastico. Qui si inventa un mondo in cui i tabù sono al contrario. Cioè, sesso non è tabù e il cibo sì. Quindi devi sposare un piatto, il semolino. Esatto. E vai nel bordello e mangiarsi la fiorentina. Fantastico. Fantastico. Ecco, ha iniziato questo racconto bellissimo in cui siamo in un mondo in cui i poeti riempiono gli stadi, vendono milioni di copie, fanno contratti miliardari e tipo c'è Spielberg fuori dal pub in effetti, prova a vendere E.T. È meraviglioso. È meraviglioso. Si incontrano loro in un ristorante carissimo. Tu quanti hai venduto dalla tua ultima silloge poetica? Ma l'Europa guarda, 1,5 milioni di ristampe. No, vabbè, è stupendo. Spielberg piange. È meraviglioso. Dopo mi dirai il titolo del Martin Amis racconta la stagione dei poeti.
Non mi ricordo. No, meraviglioso. Allora, dopo, colta, dopo, comunque dopo sì. Lo recupero. Quindi, insomma, effettivamente, diciamo che la setta, la setta dei poeti estinti è ancora più complessa. Vuole dire qualcosa, caro? No. No, no, perché rovinerei assolutamente le poche cose buone che ho scritto. Perché non sono un grande lettore. No. E... Guarda, guarda, ragazzi, chi... No, io di solito io scrivo io faccio la letteratura, non la leggo, no, non è vero. E, quindi no a parte scherzi, no, credo che sia meglio non fatto quando guardate abbiamo parlato da anni che una cosa letta a alta voce molto bene sembra sempre bella, sì, e viceversa. Letta molto male, come leggerei io. Ah, lettera brutta, quindi direbbe, al di là del valore che ha. Sì, scritto. Allora, meglio che non succeda. Lo dicevi tu l'altro giorno, si parlava delle... No, si parlava di... No, del leggere o non leggere durante una presentazione. Ah sì, no, perché... Perché è capitato una presentazione in cui, secondo me, hanno letto troppo. Una mia sensazione, sì. Quindi... C'è anche quel rischio. Cioè, fatta con molto bene... Difficile. Ma è sicuro difficile. Fatta molto bene con diverse persone che alternate si alzavano, leggevano un pezzo, però cioè, un dai troppo. Una, dai due, dai tre rischi di leggere. Ma io tutto ieri il libro. Sono andata a vedere ero in sala borsa che c'era Ammaniti, sì. E la Vinci. Con la Vallone la Vinci. No, con la Vallone la Vinci, esatto. Allora si sono divise un pochettino le domande, ma l'inizio, quello che nel suo format secondo me faceva l'indovina, la Vinci ha letto abbastanza, nel senso che ha letto l'incipit, ma è arrivata, insomma, ha letto secondo me tre paginette che non sono una lettura pubblica, non sono poche. Una presentazione. E mi sei venuto in mente tu, è vero, cioè bisogna anche sapere bene, cioè o la fai bene, nel senso che prendi bene una, ma parliamo, la capacità di concentrazione è una pagina. Ricordo sempre con gioia quando De Giovanni presentò uno dei suoi romanzi del commissario Ricciardi. Meraviglia. Sì, e il lettore lesse il capitolo "Dio chi era l'assassino". Vogliamo parlare delle quarte di copertina che si vedono l'assassino? Sì. Succedono anche quelle, ragazzi, scusate, sì, è la verità. Io comprai il Grande Gatsby, esatto. Di Oscar Mondadori, no? Ricordo che me l'ha raccontato. Tradotto dalla Pivano. Quindi, cioè... Un refuso, finale, stiamo... bellissimo, l'ultima riga, il modo di Daisy, che era il modo. E lei, nell'ultima pagina, questo, e Gatsby soccomberà sui colpi di pistola di un malese geloso. Si può? Scusate. Si può dire una roba? Non vuoi saperlo. È il finale. Sono pazzi. Sì, siamo in tanto. Poi lo spoiler. Siamo tutti il dramma dello spoiler, no? Serie televisive. Beh, i trailer sono tutto il film. Ah, tutto il film. Il trailer è il film. Il sedicesimo. Cioè, sì. È così. Vabbè, è chiaro, ci sono dei romanzi che non sono gialli, vuol dire, non puoi che dire cosce dalla fine del romanzo. No. Ma un giallo no. Ma neanche di un libro mainstream, non ha senso. Comunque, per rispondere a te, Beatrice, noi non siamo neanche in grado di fare delle cose leggendo, siamo un po' cazzoni, ci divertiamo a fare queste cose qua, cacciare, a fare due mezze chiacchierate. No, a noi piace così. Una volta andai a Frosinone, ricordo. 2008. Bambino. Mi ha fatto presentare uno dei miei libri. Quale? Vedi, ha scritto 8.000. Non se lo ricordo. Era nato per rincorrere. Vedete che se la ricordo. Sì, quello su Bruce Springsteen. Sì. Arriva questo caffè letterario, tipo, e mi chiesero un giorno prima, al telefono, tu leggi le parti? Io non le leggo mai. Vuoi che leggo qualcuno? C'è qualcuno bravo. Guarda, c'è un ragazzo che fa teatro, che è spettacolare. Perché uno va là, sfida. Va bene. Sì, ragazzo, che c'è? Quanto leggi? Questo? Va, fido. Ok, parto la lettura. Mi salto in piedi. Allora, dove? Là, casa, è cinese. E il pubblico, alla fine era... Hai venduto? Perché dopo non vorrebbe vendere il libro. Questo è un momento che non mi ricordo. Mi è successo anche a me a Firenze, che andai a fare una presentazione con mio padre, era comunista, e arriva uno e fa: guarda, ti faccio leggere da una persona che è un attore straordinario. Sì, straordinario.
in più figlio di un partigiano. Portami via. Si è emozionato, vai. Guarda, un lavoro è pazzesco. Guarda, io mi fido, cioè, ci mancava un secondo. Anche perché è un valore. Capito? Parte la presentazione, si blocca dopo quattro parole. Gli veniva da piangere? No, cioè, non riusciva, aveva una specie di afasia, non riusciva ad andare avanti. Allora mi sono alzato, dico, facciamo, qui ti aspetta l'allegria, la, non aspetta, sì, la sua, no, esatto, è stata una cosa drammatica. Poi ha ricominciato a fare, no, è che sono di voce stasera. Ho capito, allora devi leggere. Ma me l'aveva detto 2 ore prima la tizia. Cioè, io ho detto, dico, ma scusa, è stata una cosa drammatica. Io ho detto, hai visto, bravo. Una volta Modena, siamo partiti con l'angolo dei ricordi, l'angolo dei vecchietti. Modena, c'è domande del pubblico, faccio la domanda del pubblico chiaramente, certo, c'è domande del pubblico, signori in fondo alla sala. Scusi, non ho capito benissimo, non ho sentito. Va bene, guardi, facciamo così, venga qua. Si alza. No, dai. Pure, ma perché si mettono loro in quelle tesche lì? Volevo morire, volevo sparire. Chiudiamo dopo, sì, con l'aneddoto, vi racconto l'ultimo perché è splendido. Con mio padre era comunista, mi sono capitato di tutti i colori. Andai, faccio la prima presentazione all'ambasciatore, ambasciatore Murata, Murata, gente in piedi, bellissimo. Arrivo un po' prima, allora, era ancora vuota la sala, c'è uno qua, scusate, mi sposto, così, che mi guarda così. Mi faccio vedere dalla telecamera, così. Come dire, adesso poi te ti bello. Era lì, in seconda fila, salve, non saluta. non dà la mano. Bene, arrivano tutti, si riempie la cosa, c'era Berselli che mi presentava. Oddio, siamo tutti la gran stata presentazione, il nostro show passano gli altri, successo, gente, quale fa domande del pubblico. Chiedo la parola. Santa Maria di Leuca, dico, prego. Allora, innanzitutto, come si è permesso lei di usare quel simbolo lì, perché mio padre era comunista, aveva la faccia e il martello. E come si è permesso di farci il taglio in mezzo? Guardi, se avrà la bontà di leggere il libro si renderà conto che è proprio in questo senso, perché c'è una cesura proprio del messaggio, ma non è assolutamente un'offesa. No, perché io ho lavorato tutta la vita, Charles. Che io c'ho anche dei bimbi piccoli, ho avuto, li ho fatti crescere tutti. Anch'io ho un bambino, guarda, e anch'io lavoro, purtroppo, perché stai molto volentieri a casa. È andato avanti a farmi una testa pipa. Così tutta sera con Berselli, che dopo voleva venire da me a rompermi le scatole mentre dovevo fare 2 fire. Berselli è andato a prendere, dico, venga fuori con me, andiamo fuori un attimo a parlare. No, per dirvi, ecco, questo il nostro amico scrittore. Il amico scrittore che quindi ti aspetterà tutto ciò. No, ma io mi sto preparando, voi separatevi, c'erano alcune cose che evidentemente non possono essere sotto il mio controllo. Ma noi ci divertiamo. Dico l'ultimo, poi facciamo un po' di dopo vado. Esatto. Il tavolino del porco. Del porco, era del porco, è stato un libro comunque sfortunato. No, ma beh, no, è fortunato. Le aneddoti si prestava, diciamo. No, una serata, tanto di piano, e c'è una ragazza fa teatro, bravissima, che farà la parte di Elettra, che è un personaggio del romanzo, no? Fondamentale. Questa ragazza carina, arriva molto vestita in modo molto che si notava, è arrivata tutta molto charmant, comincia a leggere molto sexy, molto. Io l'ascoltavo, ho scritto, stavo a cavallarmi un po' le gambe, perché a un certo punto poi c'era un baretto, andiamo un attimo a bere una cosa, lei guarda, comunque lei ha scritto delle parti veramente molto, questa è una parte bella, però dello scrittore, scusate, vedete che siccome ne scrisse fa un sacco, io modestamente senti, ma allora magari poi ne parliamo con calma, no? Ah, però
Questa è la parte bella dello scrittore. Ma non sono mai capitato. È un libro sfortunato. Non ho finito di raccontare la storia. Sì, ho appuntamento per la sera. Quindi insomma in un locale, un ristorante a Funo. Il Gotham. Peccato. Un po' assurdo. La loggia nera. Il Gotham. Quindi arrivo. Loggia nera, Beppe. La loggia nera. Arrivo un po', come dire, non dico ingalluzzito. Arrivo, sera questa si va. Pensavo, chissà che sera come verrà vestita per l'appuntamento romantico. Tutto. Capodanno. È venuto tipo, dite come... Quando andavo in lockdown a buttare il rusco. Arriva oh ciao, allora che bello stai, ciao. Non c'è molto bene, ciao. Ma sei tu? Ma è successo? È che era il personaggio, era prima. Era il personaggio. Tu volevi uscire con il personaggio. Era una grande attrice. Bravissima. Troppo. E non ho fatto niente. Scusate questi siparienti, è divertente. No, va benissimo. Ci divertiamo un po' così. Domande del pubblico? Il finale? Volete sapere il finale? No. No, non spoileriamo. No, avete una domanda, ragazzi e ragazze? No. Non ci ricordiamo più cosa ha detto. Quindi non possiamo fare le domande. Scusa, ma siamo pressoché persi. Era una battuta. Abbiamo questo personaggio che è finito in televisione perché ha messo dei manifesti mortuari per il nonno assolutamente rimarchevoli, che hanno fatto molto scalpore in giro per l'Italia, è diventato portato al pubblico e gli affidano anche Expo Dire una trasmissione. Un titolo abbastanza... A un certo punto gli danno un incarico di fare una sorta di quattro puntate di questo spettacolo sulla morte, proprio dove lui deve fare delle robe strane, folli. Non so, i funerali sui carri, quelli che fanno a Napoli, non so, spacca Napoli, quelle robe grottesche, tutte queste cose qua. E quindi lui proprio entra a pieno titolo nel mondo televisivo per poi restare invischiato completamente in una situazione anche drammatica, diciamo così. È abbastanza drammatica. Non diciamo nient'altro, però sì, assolutamente lo vedrà da dentro proprio questo mondo televisivo, non solo come ospite, sarà anche presentatore e pagherà, diciamo, sulla sua pelle un po' tutto questo, la sua vanità. Senti Carlo, siccome questo romanzo ha molte svolte, sì, non diciamo chiaramente, però capitano molte, come dire, passaggi, sì, fondamentali. Gli scrittori hanno tanti metodi per scrivere un romanzo. Stephen King o John Lansdale raccontano sempre, loro partono, vanno, dove vanno a parlare non lo sanno, a un certo punto la storia li porta da qualche parte. Ci sono scrittori che hanno sempre in mente almeno l'inizio e la fine, tipo me, chi fa la scaletta dettagliata e poco alla volta arriva al finale. Tu come scrivi le trame? L'ultima proprio la togli, cioè io scaletta? Assolutamente non sono in grado. C'è chi fa... Io ho colleghi esterrefatti quando diciamo questa storia. Uno scalettare, per esempio, Paolo, il nostro amico Paolo è uno che fa il personaggio, mette biondo, bello, giallo? Io non ho mai fatto di tutto ciò. Ho detto questo. Io e giallo, nei miei romanzi, ho sempre in mente l'inizio e la fine. In mezzo c'è arrivo. Io ho fatto più o meno... Scaletta è un'altra cosa, la scaletta è proprio... È tutto, pianificato. Se tu leggi i manuali di scrittura creativa, no? Anche quelli che ha fatto Dino Audino, tanto per dire, un editore che conosciamo tutti, ti insegnano a far così, cioè a mettere proprio le schede, i nomi, i personaggi, a incastrare tutte le cose. Io un po' come te, cioè inizio e fine. A volte, allora, quando scrivo racconti è diverso. Parto da io amo molto scrivere racconti, ho scritto tante cose, tanti racconti brevi, e lì mi piace invece partire senza sapere dove vado, e lì proprio lì viene fuori poi tutto. Lì mi sono reso conto che essendo lo spazio del racconto circoscritto a 10, 12, 14 caselli, certo. Però lì quando ho la miccia parte e dopo poi mentre vado viene da solo. Un romanzo è una costruzione un pochino più architettonica, no? Ha bisogno un po' di colonne, arcate, stanze vuote, stanze piene, quindi ricordi. Esatto, quindi i personaggi non è che puoi tirare fuori uno, poi dopo non compare più, perché la
classico errore, no? Che fanno tutti gli scrittori, così alle prime armi ti cascano dentro i grandi personaggi, a meno che tu non sia David Lynch, come dicevamo l'altra sera con mio amico Giuseppe, che è qua, che caccia il cowboy in Mulholland Drive, che non si capisce che cacchio c'è, e poi passa due volte. Lynch fa quello che vuole, e Lynch può fare quello che vuole, e può fare quello che vuole, e nessuno gli dice niente. Ma non essendo Lynch, dobbiamo fare tutto in modo che torni. David Bowie arriva, a me arriva, la cosa fondamentale, poi non compare mai più, e dici, ma quello che è una tagliera gigantesca, quello che so, i Mulholland Drive ammazzano tre persone e non c'entrerà mai niente, perché non capirai mai più cosa c'entrano questi qui. Ma non è importante come ci siamo conclusi a dire, però nessuno di noi purtroppo è David Lynch, quindi in Pix 3 c'è uno che sta negli occhi in carcere, non sa chi è, senza motivo, salta dagli occhi, a Bruce Wayne, quello è cucitini, non l'hai avuto della cucitini, chi non è mai esaminato, e quindi in questo senso no, adesso a parte scherzi, non essendo David Lynch dobbiamo sempre trovare delle insomma dei collegamenti, quindi anch'io, come dici tu, ho un inizio, una fine, e in mezzo poi crescono le cose e se ne vanno anche, perché la parte più complessa, se vogliamo proprio dirla, è quella di togliere, è quello di scremare, sì, però ogni volta abbiamo questa cosa, parlo che per te in questo caso. Scrivi tu o scrivi tu? Abbiamo questo momento che è di una bellezza ineguagliabile, il momento più bello del mondo, quando arriviamo alla fine del penultimo capitolo. Non dell'ultimo, del penultimo. Perché l'ultimo, se arriva il penultimo, l'ultimo è fatto. Esatto. Però non è ancora finito. Però hai il gusto di farlo. Il romanzo è fatto. E hai il gusto di farlo. Cioè, è come se una ragazza, esce una ragazza bellissima, dice: ok, domani sera andiamo a letto insieme. Perfetto. È l'attesa. È già fatta, no? Però sarebbe bellissimo, poi domani sera ancora più bello, però sì, però intanto si realizza. Più l'ultimo capitolo è bellissimo, perché qua è qualcosa da scrivere, qualche pagina, però sai che il romanzo ancora una volta, per l'ennesima volta, ce l'hai fatta, è finita questa volta. Ma non c'è il dolore del lasciarlo il romanzo dopo che ci stai adesso? Se tu, un po' sì. Gianluca, tu ci hai una vabbè, lui ne ha fatti 50 di romanzi, hai un ritmo lavorativo diverso, come dire, importante, no? Quindi certo. Come, mi viene da pensare che tu abbia dei tempi abbastanza stretti? Sì, scrivo rapidamente. Quando è mentre l'inizio. Ma non puoi parlare a vertice con lui, non è un essere umano, non si può parlare con uno così. Però se uno lavora, esatto, a una propria creatura, ci sta un anno, sei mesi, una misura possibile. Dopo non c'è un po' anche il lasciarla? Ma un pochino c'è. Sai cosa? A volte può diventare un peso. Perché un peso, un senso poi buono, nel senso che quando ci sei dentro, non è sempre detto che poi tra l'inizio e la fine riesci a mettere tutto in maniera poi lineare, no? Ah no. Hai dei momenti in cui dici: adesso come faccio per arrivare laggiù? Quindi magari passi del tempo a sistemare, a costruire, non ti convince, il tuo editor ti dice: guarda che qui hai fatto una boiata, devi rifare. Ti segano 80 pagine che tu hai scritto un mese pazientemente, e ti sembrano le 80 pagine più belle della vita, e tu ne vai fiero, dici, 80 pagine, fanno cagare, e tu dici: infatti ho fatto apposta per vedere se tu sei un editor bravo, cioè non è che Specchio Nero, Specchio Nero bello, grazie, mi tagliarono 50 pagine, io soffri un po', ma dici: oh, sai che c'hai ragione. No, come, poi, come Giorgio Pozzi, ti seguo 80-90 pagine. 80 pagine, non ricordo. Però la letteratura è come il porco, non si butta via niente. Come l'era del porco. La recuperi. Dopo si recupera. C'è sempre l'era del porco, che torna sempre il porco. Diventa qualcosa d'altro. Sì, è un racconto. Non si butta via niente. Un racconto, un capitolo, un altro romanzo, un mezzo. Soprattutto se ti piace. 5 racconti. Però sai cosa, Beatrice, che a un certo punto poi c'è la fase finale, che è quella della revisione, dell'editing, della correzione formale, che sfinisce un che po'. Non ne puoi più dopo un po', perché perdi il senso anche di quello che hai fatto, perché alla fine sei stanco, dici basta, cioè, e quando te lo liberi sei contento, te ne liberi, poi leggi il libro stampato e dici: perché non ho fatto queste tre pagine? Esatto. Ma quello, ma sai perché? Perché la scrittura è un'evoluzione continua, certo. Ma cambia da tre mesi, cioè se tu una cosa che hai dato l'ok tre mesi fa
E oggi non ti rappresenta più. È anche bello questo, perché è proprio... è un divenire continuo, e questo è una cosa che mi affascina molto. Quindi c'è un po' di, c'è un po' di dolore e un po' di gioia. Quando liberi. Sollievo, sì. Un po' di sollievo e un po' di dolore, perché comunque sai che comunque adesso sei nudo e devi vestirti ancora, no? Devi comprare un altro vestito, devi costruire, devi metterti lì con i tuoi ferri e farti la tua mano, no? Questa immagine. La puoi vendere, un romanzo, una presentazione. Guarda che lo compri, lo fai perché tu lo fai da solo. Con il metodo che utilizzate voi, vi è mai capitato di arrivare a un certo punto e dire la fine che avevo previsto a sto punto devo cambiarla perché non c'entra più un accidente? No, mi è successo di trovare due volte il finale migliore. Sì, sì. Sì, oppure cioè, poi hai trovato il finale migliore. Ci stava, filava. Però magari ultimamente un finale ancora migliore. Allora. A me è capitato però quello che dice lei, cioè di dire avevo quell'idea lì e la narrazione in mezzo mi ha portato un po' fuori, per cui avrei potuto anche giustificare quella lì, però diventava poi una roba macchinosa, si capisce. Io dico sempre che tu vai da Bologna a Firenze, tu hai Bologna, partenza, Firenze, arrivo, puoi fare autostrada, direttissima, la futa. Panoramica, se sei completamente pazzo fai la futa, metti 72 ore per cercare la futa, c'è anche quello. Puoi andare alla Spezia per andare da sotto, però a Firenze devi arrivare, fai i giri che vuoi, basteria a Firenze. Sì, certo, vero. Ma ti viene in mente, ho pensato che forse, sai che è più bello andare a Empoli? Chi non può andare a Empoli? Ridente, lo credo. Però funziona meglio a Empoli, allora andiamo a Empoli, poi andiamo in Toscana intanto. Ci sei vicino? L'importante è partire e andare avanti. Devi dire Siena, piuttosto che... Siena è molto più lungo. No, era voleva stupire. Ma perché Empoli ti stupisce? Lui può avere dei ricordi. Ma lui è solo cosa aveva Empoli. Grasco Bologna. O la partita, oppure... Bologna ha perso, spareggiato, perso. Ma oggi ha vinto. Ragazzi, non è un essere umano normale. Però Empoli aveva una ragione rispetto a Firenze. E... io che amo il Milan, avrei detto Siena, vedi, sì. Vabbè, perché non ho, sì, non ho il calcio. Sì, cioè, bellissima Siena, però un po' più giù. Mini, sì. Cavolo. Perché il romanzo è una cosa strana, il romanzo come ha una prima parte che è come spingere un macigno per il pendio di una collina, no? Devi spingerlo un po' e quando arriva in cima, rotola. Okay. Come vedi la cima, c'è una nuvola. La cima c'è, ma non la vedi. Tu spingi. Non sai quanto devi spingere. Se nella foschia, a un certo punto arriverà la sommità, dopo rotolerà. Ma finire di spingere. Ma arriva la sommità e va sulla loro voce. Parlano in testa. Sentirete dire spesso, forse, da scrittori, una cosa sembra una cosa da pazzi. Tipo, i personaggi fanno ciò che vogliono a un certo punto. Non è una cosa da pazzi, è vera, ma ha un senso, non è che è una cosa da voodoo. Cioè, se tu passi 3 mesi, 2 mesi, un romanzo in testa, anche solo un rumore di fondo, mentre guidi la macchina, fai la doccia, fai cosa c'è. Non te lo aspetti. E dopo il romanzo gira, è lì nel background che gira, no? E i personaggi vanno avanti. Cioè, se tu guidi la macchina, io cresco, mi sviluppo. Io intanto lavoro. Esatto. Sì, sì, ma è vero. E quando vai a scriverli, hanno preso una vita loro. Io non so se a te capita mai, quando scrivi anche racconti, tu ne scritti centinaia, 300. Quindi figurati. Quanti? 300. Ecco, io pubblicati 300 racconti. Pubblicati 300, sì. Più o meno, io un po' meno, 300, ma non troppo lontano. Ma un 200 anch'io li ho scritti, magari pubblicati 120, 130. Ah, pubblicati 300. Al di là di ciò, ma quando ti capita che io, a me capita così, ci sono delle cose che tu percepisci, non so, le vedi, ti restano lì e ogni tanto ci pensi. Però non ti vengono fuori come se dovessi scriverci. Poi a un certo punto, o perché hai una scadenza domani che devi scrivere un racconto e sei dimenticato, oppure perché sei lì e in quel momento lo devi buttare giù, quella cosa ti si trasforma sulla carta. Cioè a me ci sono delle cose che vivo, che percepisco, che mi stanno in testa giorni. Non so se è capita così anche a te. Cioè, ogni tanto ci penso, non so, ho visto uno che sbatteva la testa contro il muro di conto, lo faccio per dire. Non so, ci penso un sacco, sai, poi un giorno scrivo un racconto e c'è uno
sbatto la testa contro il muro e ci vado dietro con una storia. Sai, so. Ieri sera una mia amica, molto ottima, conosciutissima, ha detto una... voleva dire sette samurai, che è un famoso. Chi era quello? Usava? E sette salumai. Salumai. Sette salumai. Bellissimo. Questo è un racconto. Bello. Io com'è? Cioè, come sarebbe? Sette salumai. Io un giorno sentii una cosa di Litfiba, molti anni fa, che diceva papaya, si chiamava. Io ho capito che fosse abbaia. A me diceva abbaia. Cioè, immaginavo, qual... me la canzone è abbaia. A volte l'errore ti prende e ti porta da un'altra parte. Delle altre... Ho scritto un racconto su un'antologia che parla di Nirvana, su una cosa vera, poi c'ho il chiamato sopra, no? C'è un pezzo di Nirvana che dice, soprattutto dice, better find a way, meglio trovare una strada. Però lui cantava in un modo talmente tra l'accento, lui si alza, lui dice wife, better find a meglio wife, trovare la moglie. Io ho detto, meglio trovare una moglie, better find a wife. Ma deve fare una wife, ho capito io. E dopo da e lei... E lei diceva quello, mi trova una moglie. E racconta nato questo errore. Uno capisce male una canzone e poi e dopo parte. Dopo parte in un modo sbagliato. Diceva way, una strada, deve fare una way. Sì, sì, ma è così. Adesso il tuo salumaio prima mi ha fatto venire in mente... No, mi ha fatto venire in mente una cosa che, non so, insomma, a me capita molto spesso. Dai, hai pubblicato un libro, fantastico! Dove lo trovo? Salumeria, cioè formaggio. Allora io ieri dall'ennesima domanda ho scritto acquista con leggete responsabilmente da oggi il mio romanzo in tutte le migliori macellerie d'Italia. Interamente vicino dove perché io giuro non ne ma anche ieri l'altro mi hanno chiesto ma dai ma anche persone non cretine. Ma dove si compra? Per pescheria? In enoteca? Ma magari in enoteca. Però dico, ci sono delle librerie. Ma secondo te... Un negozio di piante, sì. E tutte le volte che uscivano, dicevano, ma bisogna metterci l'acqua. No, ecco, perché no. Esatto, è fantastico. No, ma non lo so. No, a meno che non sia di plastica. Un mio amico ha annaffiato per 15 giorni una pianta di plastica, giuro. Gli avevo andato alla casa, ha detto guarda vado via, mi guardi la gatta, la casa un attimo. Lui ha visto questa pianta all'ingresso, lui gli dava l'acqua tutte le volte. Dopo l'ultimo giorno dico, cazzo, non assorbe, ma com'è che c'è sempre l'acqua dentro il bagno? Io giuro che... Ascolta, mi chiedo. L'acqua minerale, dove si mette l'acqua minerale, grazie. La materia carbonica arriva subito. Certo. Fantastico, dici caro. Da domani una non domanda c'è. Dalla terra. Sì. Sì. Lorenzo Ferruccio. Sì. No? Va bene. Quanto è servita la rilettura a voce alta dei singoli capitoli? La domanda. Me lo chiedono dalla diretta perché è servita. Sei persone in diretta. È servita ben poco perché non l'ho fatta. Non l'hai fatta? No, io la rilettura a voce alta non l'ho mai fatta, quindi non è servita a niente. Sarebbe molto utile in realtà, leggere ad alta voce molto utile, io non l'ho mai fatto, ma ci vuole anzi sarebbe utilissimo, sai cosa? O farsi leggere da qualcuno, esatto, o io, farsi, esatto. O cioè io ti leggo il tuo libro, io ti leggo leggere. La tua volta senti subito le ripetizioni, so cose che suonano male, allora sì. Sulle ripetizioni io non sono completamente d'accordo perché le ripetizioni non volute, diciamo. Le vedi. Cioè, io le vedo più visivamente, siccome non le amo, proprio anzi le odio, no. Le vedo subito visivamente, però capisco che... Però può sfuggire, cioè può assolutamente sì, c'era qualcuno che addirittura rileggeva il libro al contrario. Molti sì, l'hanno fatto, la storia, cioè... Cosa vuol dire rileggeva il libro al contrario? Cioè prendeva il capitolo, leggeva dall'ultima parola alla prima, per capire il refuso. Perché tu se no... Cioè perché tu non sei perdi, concentrato sulla storia perdi. Ma sulla parola? Sì. Ma neanche sul... guarda che fino agli anni 70-80 gli scrittori facevano così. Sì. E conosco molti scrittori che ancora lo fanno. Soprattutto... È da psicopatici, ma è una cosa che fanno soprattutto gli accademici. Cioè chi fa dei testi giuridici, economici, scientifici. Io conosco un professore di Bologna che ha
70 anni, ha pubblicato decine di libri. Lui ad oggi, ancora oggi, si legge il capitolo al contrario e se lo fa leggere dalla moglie al contrario, ha divorziato perché per motivi ovvi, però carota, prima del divorzio li ho letti tutti, cioè al contrario, è una roba da pazzi, perché in quel modo tu leggi le parole senza avere il suono, non contestuali, e poi non contestualizzi la nella cosa, non vai avanti, tu continui a leggerlo, sai già cosa hai scritto, e quindi dici, beh, cosa l'ho scritto, vai avanti, non lo vedi. Poi era una roba da matti, mi rendo conto, io non l'ho mai fatto, non sarei che neanche in grado, adesso al contrario, perché faticosissimo. Roba no, è che sì, esatto, è una cosa molto cosa faticosa, io resisto mezz'ora, ma no, non so, mezz'ora, ma sei forte, io 10 minuti sì, penso di andare giù di testa dopo 10 minuti, però detto questo, lo fa. Ecco, la lettura ad alta voce sarebbe molto utile, però no, non l'ho mai fatto. Senti tutto, senti qualunque inciampo, qualunque... Senti anche il suono. Pesantezza. Di quello che scrivi. Luca mi conosce, ma come Lorenzo. Sì, scusami. Ciao Lorenzo, scusami, perdonami. Non no, è che io leggevo il suono. Non ti avevo riconosciuto. No. E domande del pubblico? Se no ti chiedo una cosa io. Sì. Io, avete domande, ragazzi? Siete a posto? Io sì. Okay. Allora, c'è una cosa che sappiamo entrambi. Presentazioni ante rituali, di canovacci. Certo. I canovacci. Canovacci. Ah, cioè, ogni presentazione ha un canovaccio. Fantocci. Sembri un po' borghese. L'ultima domanda è sempre, progetti futuri? Nessuno. Non è vero, dai. No, che io sono entrato nel personaggio. Di scrittore. No, non è vero, non ha dei progetti. Avete capito, sono entrato nel personaggio del nonno. Il mio unico progetto è la morte, è ovvio. Guarda come ci guarda là sopra. I progetti sono sempre tanti. Facciamo delle antologie stupende con Gianluca, con tutti noi. Abbiamo fatto, andiamo ancora più indietro. Abbiamo fatto una antologia, io e lui, che si chiamava Vinyl. Bellissimo. Storie di dischi che cambiano la vita. Una delle cose più belle che forse abbiamo fatto nella nostra vita. Anni? 4 anni fa, 5 anni fa. No, di più, prima. 6 anni fa, 5-6 anni fa, però ci siamo divertiti da morire, andare in giro a fare delle cose splendide con i DJ, la musica, bellissima. Questi dischi che cambiavano la vita dei vari personaggi. Belle, però. E io da allora avevo in mente di farne una sulle musicassette, perché la musicassette secondo me è proprio la cosa più anarchica del mondo, cioè... Quando tu non avevi i soldi per il disco, c'era il tuo amico che te lo registrava in cassetta e tu andavi, cazzo, non lo compro. Quindi era bellissimo, no? Questa cassettina costava poco, 1000 lire, 1500 lire, poi se la prendevi al cromo costava 3000 lire, se la prendevi, ti ricordi, tutte le varie robe, basta, di cappa, c'erano tutte queste cose, no? E allora la cassetta su cui registrare, sì, cioè c'era 60 minuti, 60, 90, c'era 120 che andava lentissimo e rovinava, dicevano di non prenderla perché rovinava assolutamente, tutte cose da boomer, le palle di Walt, mi rendo conto che sia molto boomer, comunque va bene, esatto. In macchina tutti avevano la BIC. Allora io fondamentale. La BIC non potevi andare in giro senza la BIC. Allora io sono. Si bruciava il motorino delle CC20. Dopo Vinyl, io ho provato a dire, dai, facciamo anche quella, ma non lo so. Insomma, alla fine sono andato dietro a vostra idea, voglio farla. Alla fine ho trovato un editore folle, Arcadia, che è un editore che a noi piace parecchio. Patrizio Zurru ha creduto in me e in noi, perché dopo ho coinvolto Gianluca, Alessandro Berselli e Paolo Panzacchi, che noi siamo i quattro della Romania, esatto, e abbiamo fatto questa antologia che si chiama... C'è l'Isel, sì. L'Isel c'è, certo. Si chiama Lato A, perché Lato B sarebbe stato un po', eh? Lato A... Alice era un religioso, Lato B è il Lato B del disco. Esatto, non è altro, esatto, non è altro. Sono rimasto a idea storia musicassette dietro. Registrazioni e altre diavolerie musicali,
perché c'è dietro un mondo. Sì. Perché la musicassetta può essere la cassetta, perché allora si vendevano anche le musicassette, sì, quelle originali. Compravano in quattro, però c'è un cinque, sta passando molto, molto meno del disco, meno del disco, il disco, ma però esistono adesso. Allora c'è stato so che c'è stato, cioè, c'è stato un po' di qualcuno lo fa, anche perché ormai non vanno più, si sono tutti rallentati, te le mangio tutte adesso, cioè devi sistemarle perché non girano più a velocità. Tu non sai neanche cosa sono le macchine. Negli anni ci sono motori, si sono girati, io ho perso delle CD probabilmente nella mia vecchia registratore, me le ha mangiate tutte perché va lento, non riesci più ad andare, uno va giusto, l'altro va lento, quindi ti perde, tu ne hai delle cassette in casa, quindi ho buttato via quelle alcune anche originali, perché anch'io ne ho prese, non proverò ad ascoltare. No, si può fare, però ci vuole qualcuno che ti sistemi un po', perché la seconda cosa che arrivava, cioè sono dei momenti di svolta, no? Quando tu sei un ignorante musicale, che hai 15 anni, meglio, puoi essere ascolti da papponi vari, gli arriva il cugino o il tipo carismatico del cortile, col compagno di classe e fa: che cos'è che ascolti te? Ah, oh, ricchi e poveri, un po' Sanremo. Dolore. Ci vediamo domani, arriva. Ascolta Black Sabbath. Ah, come si chiama? Sono due album, uno su un lato, uno sull'altro, sono due cantanti diversi. Cioè, questa cosa ti destabilizza. Che hanno cambiato cantante? Sono due cantanti? No, cinque. Questi sono due. Ozzy Osbourne da una parte, Ron Jones Dio dall'altra. E già questa cosa. Bellissimo, che figata. Poi i titoli: Children of the Sea, Neon Nights, Black Moon. Bellissimo, vado a casa e ascolti 800 volte. Ma c'era, non c'era quella di Walkman. Ah, invenzione stupenda per noi vecchi, anziani, moribondi, fu il Walkman. Con l'autoreverso. No, l'autoreverso era proprio... Beh, vabbè. Figata massima. Perché il Walkman era la prima volta che riuscivi ad ascoltare la musica privatamente. Certo. Cioè, camminavi per strada. Ti isolavi. Ti isolavi, avevi le cuffie. Tutto. Adesso sono delle robe... Era una lascia o raddoppia, siamo nelle cuffie, lascia o raddoppia. Le cuffioni enormi. Ce l'avevo anche a casa. Dai, fantastico. Perché ragazzi, il momento più bello della mia vita... No, però... Non esagerare. Sei diretta a Facebook. Stai esagerando, Il momento più bello dei miei 17 anni... Lo so, capito. Fu quando entrai da Nannucci. Abbiamo condivisa questo. I nostri dischi di Oberdan, che adesso è la libreria, il braccio, quello usato. Che per fortuna è quello. Non è una banca. Almeno non c'è un negozio di scarpe. Storico. Perché io entravo sempre lì, guardavo i dischi. Bello. 12.000 lire. Grazie. Stavano troppo. 12.000 lire. Grazie. Però, non li ho. A un punto, cosa sai? Cos'è in fondo? C'è un stanzino in fondo a sinistra. Cosa c'è in fondo? Non l'ho visto. Entri. Dischi fallati che avevano quel taglietto fallati sull'alto. Fallati era la busta del disco era vile, il contenitore, il tagliettino, qualcosa, il triangolino, mancava l'angolo. No, non era l'angolo, tagliavano un pezzo tagliettino. Era un taglietto. Sì. Cosa conto qua? Mille lire, ti ricordi? Un euro. Mille lire. Ne comprati. The Wall. Sì, no, ma pazzesco. Dopo più 2000 lire. Guarda dentro, ma sono i dischi dentro. Sì, no, ma erano veramente buoni dischi. Ma che davvero? Era la copertina che aveva delle cose. Il momento più bello della mia vita. Beh, perché... Scusate, come abbiamo detto l'altra volta, il pack 10 dischi a sorpresa. Sorpresa. 3.900 lire. Io ne ho preso un casino. 9 dischi su 10. La maggior parte erano pezzi della Black Exploitation anni 70, di gruppi assurdi che tu non hai mai sentito. Forse oggi valgono anche qualcosa, ne ho ancora a casa una trentina. Perché io 3 o 4 pacchi li ho presi. Però a casa sembrava Natale. Era bellissimo. E comunque uno buono dentro c'era. David Bowie. Che capitava. Vabbè, 3.900 lire. Capitava Pink Floyd, i Genesis. Cioè, c'era dentro, c'era Foxtrot in uno di questi. Madonna, cioè, io ho trovato Foxtrot in uno di questi. Beh, pack, mica fichi e pizza.
E perché, scusa, poi chiudiamo. Però raccontare, no, anche cosa, perché manca la finale della raccolta di cassette. Sì. Le cassette. Cioè, no, perché, no, ma scusa, fatto il giro del... Oggi siamo un po' le cassette. Romolagno. Questo, Romolagno, questo libro esce tra... Non avete fatto la scaletta. Mesetto, sì. Ma no, ma quando non il libro delle cassette esce fra un mese. Esce fra un mesetto e faremo delle presentazioni. Verremo anche qui. Assolutamente. Vero, verremo anche qui. Faremo una bellissima presentazione. Ci saranno tanti autori importanti e sarà un libro che credo interesserà tanti. Arcadia, sì, che lo stesso di Vinili, no, quello di Vinili era Morellini. Ah, Morellini, sì. Invece quello Arcadia è a Milano adesso, sì, sì, a Milano. E poi chiudo per le cassette, scusate, ma quando facevamo le cassette per le fidanzatine, sì, certo, la compilation, scusate, ma scusate, un minuto e mezzo, grazie mille, grazie, quindi alla prossima, sì, sì, assolutamente, grazie, ci vediamo, grazie mille, 9 su 10 andava malissimo, sempre male, anzi bravissimo, grazie, ho passato una bellissima serata con lui, perché era bellissimo, perché avevi tutto il romanticismo, tu eri un minuto e mezzo, mettevi sono Wing David Words, cioè, ragazzi, quelle robe da strappalacrime. Words, cioè, Words, cioè, Words, schifo e cane. Vabbè, avevo 9 anni e mi andava bene. Vabbè, basta. Abbiamo fatto delle grandi cavolate. Speriamo che vi siate divertiti. Noi tanto. E questo pubblico bellissimo. Grazie a voi, ragazzi. Adesso spengo così.